Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi Pisa, 18 aprile 2022. Arena Garibaldi, stadio Romeo Anconetani. Il Pisa strapazza il Como per 3-1. Bene, questo è sostanzialmente il risultato. E io ho aspettato a fare il video perché volevo commentarla con più chiarezza per quanto riguarda la classifica. Bene, che dire, oggi un Pisa che è sceso in campo con la testa giusta e la mentalità giusta. Questo è il discorso. Un Pisa oggi veramente arrembante. Il Como dalla parte sua ha fatto una bella partita, anche se non ha più niente da chiedere a questo campionato, perché la salvezza ormai è conclamata. Playoff per loro sono irraggiungibili, e quindi però ha fatto la sua partita e nel secondo tempo ci ha messo in difficoltà in un tratto, che poi andiamo a vedere sul calcio d'angolo sono andati al pareggio. Ma andiamo con ordine, quindi Puskas al settimo segna subito la rete e l'avvio si fa promettente per il Pisa. Quindi siamo andati avanti, siamo stati aggressivi. Un centrocampo oggi che il Pisa ha fondamentalmente stradominato in tutto e per tutto, ma poi ci sono state una miriade di occasioni. E poi anche Goric ha messo il suo, giustamente, chiaro. Poi, dopodiché, noi abbiamo buttato, o meglio, abbiamo sbagliato due o tre occasioni che potevano già chiudere la partita nella prima frazione. Va bene, si scende negli spogliatoi, alla ripresa, ripeto, il Como ha trovato la rete su angolo al diciottesimo della ripresa. Ma dopo pochi minuti, grazie a Benindelli, è venuto il calcio di rigore. Pezzuto ha decretato il calcio di rigore, poi ci sono stati, no, c'era, non c'è, poi anche il VAR, e il VAR ha decretato definitivamente che era calcio di rigore. Quindi Torre Grossa prende e insacca. Benissimo, a quel punto ci siamo riportati in vantaggio meritatamente. Quindi niente, che dire, ci sono stati poi, abbiamo, il mister ha effettuato le sostituzioni e quindi ha dato linfa vitale in più. Quindi oggi bravo Luca, bravissimo, niente da dire. Lorenzo oggi ha veramente fatto vedere finalmente che si è ripreso totalmente, secondo me. Bene, poi anche Sibilli è entrato dentro, ha fatto il suo. Quindi Sibilli, poi c'è stato Luca ha alzato la testa e ha pennellato per la testa per Puskas, che Puskas ha insaccato. E quindi niente, al 78esimo io direi che la partita si è conclusa. Ci voleva questa risposta, ci voleva, e i ragazzi hanno dato questa risposta. Io l'ho sempre detto, quando si mette la testa giusta, al posto giusto, questa formazione non la batte nessuno, anche perché il Como non è venuto qua sicuramente a fare una passeggiata. Quindi una vittoria io direi meritata da parte del Pisa, strameritata, ecco, diciamo così. Quindi oggi bravi tutti i ragazzi, da Mastino a Birindelli, a Leverb, Caracciolo, non ne parliamo, bravi, bravi tutti, Nagy, tutti, veramente, tutto, ora nominarli tutti, ma praticamente oggi è stato veramente bravi ragazzi. Centrocampo oggi ha funzionato alla perfezione, e quando funziona il centrocampo non c'è niente da dire. Siamo veramente, oggi i ragazzi sono stati in palla, erano in palla e non hanno dato modo e possibilità al Como di andare oltre a tre quarti. Qualche tiro, vero? Livieri un paio di volte è stato impegnato, bravo anche Livieri, perché c'è stata un'occasione dove veramente è stato bravissimo a parare. E ma che dire, siamo adesso, io ho aspettato, io speravo nel pareggio tra Monza e Brescia, e meno male così è stato, perché è andato in vantaggio il Monza,
e dopodiché niente, è andato un vantaggio con Machine e dopo Bisoli l'ha pareggiata. Quindi per noi un toccasana questo risultato, ma è stato un toccasana anche il risultato con la Regina, che la Regina ha vinto 1-0 contro il Lecce. Io stavo guardando sul telefonino mentre andavo allo stadio, quindi per me insomma è stata una liberazione, anche come la partita di stasera con Monza Brescia, insomma, ecco. Allora, noi stiamo guardando la classifica, siamo a 63, ragazzi, non c'è niente da fare, siamo a 63 insieme al Benevento. Analizzo un pochettino, perdo un attimo di tempo per analizzare la classifica, quindi Monza a 64, un Lecce a 65, una Cremonese a 66. Benissimo, noi per andare bene noi dobbiamo vincere a Via del Mare, non c'è niente da fare. Alla partita, io l'ho sempre detto, se vi ricordate andate a vedere i video, il clou, diciamo così, il crocevia è quello a Via del Mare. E così ci siamo ritrovati a questo punto a dover vincere, se vogliamo ambire alla Serie A diretta, a dover vincere contro il Lecce lunedì alle 3. Questo è il discorso, insomma, ecco, noi dobbiamo andare a Lecce, Via del Mare e strappare il risultato, non c'è niente da fare. Allora a quel punto noi andremo, Lecce rimane a 65 e noi andiamo a 66. Questo è il discorso. Dopodiché avremo il Cosenza, e anche lì è obbligo vincere, e poi andiamo tutti a Frosinone, io per primo, chiaro. C'è niente da fare, questa è la situazione classifica, è la situazione salita diretta, non c'è niente da fare. Quest'anno sono tante le formazioni forti, sono tante le formazioni che veramente hanno, secondo me, meriterebbero tutte là, detto fra noi, ma purtroppo non è così. Noi, se andremo a playoff, troveremo difficoltà veramente, perché troveremo tante squadre forti. A quel punto noi dobbiamo giocarcela adesso, dobbiamo giocarcela con il campionato, e io non mi stancherò mai di dirlo. Bene ragazzi, mi raccomando, pollice su e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Poi vediamo se in settimana riuscirò a fare una live. Oggi la trasmissione, la considerazione non è andata in onda perché purtroppo la partita è finita tardi, eccetera, eccetera. Quindi niente, vediamo se in settimana riusciamo a organizzare una live e prima della partita fatidica contro il Lecce. Quindi testa a Lecce, questo è il discorso. Prepariamo bene questa partita. Io raccomando a tutti i ragazzi, insomma, prepariamo bene questa partita, perché veramente ci giochiamo la Serie A diretta, veramente ce la giochiamo a Lecce. Niente ragazzi, io le solite raccomandazioni le ho già fatte, pollice su e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Mi raccomando, commentate sotto, commentate il video, commentate quello che ne pensate, come sempre. E poi io vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima!